Ti faccio l'ultimissima domanda e l'ultima domanda da casa perché siamo veramente agli sgoccioli, e cioè abbiamo visto quello che succederà, abbiamo visto che saremo protetti, quindi cosa facciamo? Cosa dobbiamo fare noi comuni mortali? Guarda, non è difficile, io nei miei incontri tocco sempre argomenti diversi, però mi ripeto e mi voglio ripetere fino alla fine su un argomento: uniamoci. Dobbiamo affrontare un nemico estremamente più forte di noi, quindi dobbiamo tirare fuori tutte le armi. Quali sono? Diffondere messaggi, opere di carità, verità, continuare. Così, ma come? Nell'unione. Perché ce lo sta ripetendo anche la Madonna, e ti leggo subito questi messaggi che lo dimostrano. Trevignano Romano, 2021. Non vi chiedo di costruire un'arca, ma siate una grande famiglia e raccogliete più anime possibili. Presto avrete bisogno l'uno dell'altro. E come fareste se il cielo non vi desse queste istruzioni? Zaro, Apparizioni, Napoli 2001. Figli, pregate affinché si compia l'unità dei cristiani, di tutti i piccoli della terra. Il male non si sconfigge con la forza, ma con l'amore. Valeria Copponi, Apparizioni Roma 2010. Pregate per questa unione tra cristiani, che avvenga presto. L'amore è prima di tutto unione. L'unione è amore, è luce. E la tenebra, il male, lo distruggiamo nella luce, nell'unione. Però purtroppo Satana si è radicato profondamente nella nostra cultura e siamo abituati alla competizione, siamo stati addestrati fin dalla nascita a competere. Verissimo. Ma anche tra cristiani, certe volte ci si urla dietro perché si vuole dare meglio l'interpretazione sul Vangelo, sulle scritture. In tutti gli ambiti, anche nello sport, se tu ci pensi con calma, la squadra che deve vincere sull'altra, a scuola, la verifica oppure la promozione, la bocciatura, non si raggiunge un obiettivo insieme. Oppure, anche sotto l'aspetto del lavoro, faccio senza dare spiegazioni, c'è tanta, tanta competizione, tanto male. Sì, E tutta questa confermo. mancanza di luce. Poi c'è anche l'individualismo. Io ho sentito anche dei cristiani risvegliati, gli ho detto: guarda che uniamoci, che vengono tempi difficili. E mi dicono: ma guarda, no, io in questo periodo sto bene così, sono a posto così. Oppure avevo aperto un gruppo su WhatsApp, 180 persone, è successo il delirio, dopo 10 minuti hanno cominciato a litigare, dopo 10 minuti. Cioè, è scappata anche una piccola minaccia. Cioè, il problema è che le persone, ma anche quelle che stanno leggendo i messaggi mariani, molto spesso giocano, cioè non si sbloccano, non entrano nell'azione, nell'opera concreta, e la Madonna ci chiede anche questo, di compiere azioni in tutto concrete. Ti leggo gli Alberto, ultimi due siamo, messaggi. sì, siamo veramente agli sgoccioli. Volevo farti l'ultimissima domanda, quindi vai pure. Giampilieri 2012, anche la fede, se non ha le opere, è morta in se stessa. Luz de Maria 2015, vengo perché vi svegliate, perché vi rendiate conto che voler compiere la volontà di Cristo non è sufficiente. Volere non basta se non si passa alla pratica subito. Quindi, visto che abbiamo poco tempo, vi dico soltanto questo. Ho creato una cartelletta nel mio canale, si intitola Uniamoci. Entrate, fatelo davvero, vogliatevi bene. Entrate in questa cartelletta. Ho messo dei video, vi do delle istruzioni soltanto per conoscere delle persone che abitano vicino a voi, che abitano nella vostra città, la pensano come voi. Così potete creare unione, potete scambiarvi una mail, un numero di telefono. E cos'è l'obiettivo? Se ci sono 100 persone, 200 persone a Cremona o in una città qualsiasi che stanno aspettando la seconda venuta di Gesù, queste persone si devono conoscere. Si può fare, non è difficile e dobbiamo farlo. Ne avremo un bisogno estremo, non basta andare in piazza, poi tornare indietro e ognuno va avanti per i cavoli suoi. Fatelo
Fatelo. Conoscere e aiutare, anche perché probabilmente tra un po' bisognerà aiutarsi con una sorta di scambio di magari di generi alimentari, vedremo fra quanto. Ti faccio Certo. l'ultimissima domanda, Alberto, per chiudere proprio col botto. Questo amico da casa su WhatsApp non si firma, però fa una domanda abbastanza scomoda e ti chiede, su quale base alcuni personaggi dicono che dovranno smascherare l'anticristo? Ma di chi sta parlando, scusa? Non lo dice, non lo dice, però ci sono dei personaggi a livello Io nazionale, so nel che c'è mondo una che... persona che dovrà smascherare l'anticristo. Nelle profezie si dice che Enoch ed Elia, con la potenza dello Spirito Santo, quindi ci colleghiamo sempre al discorso di prima, dovranno condannare le opere dell'anticristo e additare la faccia dell'anticristo. Però i messaggi che ho letto io, cioè, descrivono soltanto l'operato dell'anticristo per fare in modo che in futuro noi riconosciamo quest'uomo durante la sua manifestazione. Poi ci sono degli uomini che dovranno smascherarlo, additarlo, fare il suo nome. Vediamo. Vedremo, vedremo. Vedremo. Alberto, io ti ringrazio con tutto il cuore, con tutto il fegato, tutto il pancreas e tutti gli organi. Sei stato Io sono io fantastico. che ti ringrazio. Vi saluto a tutti, chiedo scusa alle persone se non ho risposto ai commenti nei video YouTube, ma veramente ho un sacco di cose da fare. Comunque, grazie a tutti, cari amici. Qui abbiamo veramente tantissimi messaggi, una marea, Deborah, Jesse, ti salutano in tantissimi, io vi Vi ringrazio abbraccio a tutti, veramente cari tanto. amici. Ringrazio anche Manu in regia per la sua pazienza, la sua precisione con le immagini. Alberto, buon weekend, ti saluto, ci vediamo presto, ci sentiamo. Carissimi, un abbraccione forte, siamo uniti fino alla fine. Ci siamo. Alla grande, soprattutto assieme a te, caro Alberto, salutiamo l'amico Filippo. Ciao Filippo, ciao caro amico.